Li conosci i comunisti? Eh? Lo sai che ti fanno? Ti dicono sempre quello che devi pensare, che devi sentire, che devi fare. Vorresti essere una pecora? Tutti schiaffati nel branco. Non posso stare a sentire queste stronzate. E a te ti andrebbe di lavorare 8-10 ore di filato? Di non avere niente che sia tuo? Di avere uno sbirro a tutti gli angoli della strada che ti sorveglia, che controlla tutto quello che dici e tutto quello che fai? Lo sai che io mangio solo polpi 3 volte al giorno? A me quei polpi di merda mi cominciano a uscire dalle orecchie. Io porto scarpe russe e ho tutti i piedi di fuori, guarda. Bentornati all'era glaciale con il ministro Sandro Mondi. Le volevo chiedere se lei si sente più in sintonia con Fini o con Bossi culturalmente. Ma con nessuno dei due, diciamo, perché io, come lei sa, vengo da un'altra esperienza politica, quella di una sinistra liberale, una sinistra cristiana. Lei era nel Partito Comunista, era sindaco di Fivizzano. Sì. Quando ha conosciuto Berlusconi, insomma, è storia nota. Quindi io sono stato... In realtà non a tutti, sa, oggi dicevo una persona, mi ha chiesto chi viene, ho detto il ministro Bondi, e gli ho detto, ma sì, e come ha conosciuto Berlusconi, era sindaco di Fivizzano, è andato a conoscerlo con lo scultore Cascella, e non lo sapevano, quindi non è poi così. Beh, in effetti, insomma, no? Uno dice comunista, Berlusconi sembra che non c'entri niente. Però è lei che ha cambiato, non Berlusconi, idea. Diciamo che io allora facevo parte di quella corrente del Partito Comunista che era la corrente migliorista, quella che cercava di trasformare il Partito Comunista in una forza autenticamente socialdemocratica. Ecco, queste cose oggi si sanno poco, e anche allora in qualche modo, perché quando andai dal presidente Berlusconi, ricordo che lui mi chiese, ma lei di che partito è? A bruciapelo. E naturalmente... gli dissi, sono del Partito Comunista Italiano, sono sindaco di un piccolo comune della Toscana. E lui mi disse, ma come fa una persona come lei, con un viso di persona per bene, a essere comunista? E lì, naturalmente, avevo qualche difficoltà a rispondere. Ma cercai di dire, sai, io faccio parte della corrente migliorista, ma queste distinzioni contavano poco. Quello che contava era la mia appartenenza al Partito Comunista. Che cos'è che l'ha colpita profondamente di Berlusconi quando l'ha conosciuto? Beh, mi ha colpito la sua umanità, il suo modo di accogliere una persona che non conosceva, la sua capacità di cogliere subito l'animo di una persona, come facendogli una immediata, istantanea radiografia dell'anima, dei sentimenti, della mente. E poi questa sua disponibilità e questa sua volontà di capire la persona che ha di fronte. E questa è la cosa che mi ha colpito. Cosa è successo? Lei si è dimesso da sindaco ed è andato a lavorare con lui? Io nel frattempo mi ero dimesso dal sindaco e avevo abbandonato il Partito Comunista Italiano. Ma come perché tanti ha altri... conosciuto Berlusconi, no, o perché era già un suo percorso? No, era un mio percorso, come tanti altri miglioristi che abbandonarono in quegli anni il Partito Comunista Italiano. E poi nel 93-94, quando Berlusconi fondò Forza Italia, lo incontrai nuovamente con Pietro Cascella e mi propose all'epoca di andare a lavorare presso il centro studi di Forza Italia che si era costituito sotto la guida di Paolo Del Debbio, e da lì cominciò la mia avventura politica in Forza Italia e ora nel Popolo della Libertà. Eravamo partiti da Fini e da Bossi, lei ha detto con nessuno dei due, perché avendo io queste... Semplicemente perché ho una storia diversa. E ognuno di noi ha una propria sensibilità, una propria storia, una propria esperienza, una propria cultura. La mia cultura non è una cultura di destra, non è una cultura della Lega Nord, anche se apprezzo molti aspetti della Lega Nord, è una cultura di un socialismo democratico e liberale da parte di un cattolico. Questa è la mia esperienza e la mia sensibilità. Esattamente quello che fa dell'area Bonaiuti. Si debba preoccupare della propria provenienza. Io sono socialista, provengo dalla sinistra e non mi vergogno di dire che sono sempre stato di sinistra. Qual è il punto? Volevo un attimo dire una cosa. I presidenti della Repubblica sono di sinistra, non c'è niente di non temiamo.
Nell'86-87 Berlusconi comincia a finanziare un giornaletto che nessuno legge, tirato in poche centinaia di copie, Il Moderno. Il Moderno, per gli affezionati e cultori della materia, alla Camera trovate, è una biblioteca pubblica, fate un tesserino a San Macuto, entrate. Tra l'altro è un posto bellissimo dove hanno, ahi noi, processato Galileo, quindi un posto da vedere se non altro per onorare la memoria di Galileo Galilei. C'è tutta la collezione. Beh, Il Moderno, dopo un annetto e mezzo che esisteva, e ripeto, nessuno lo leggeva, così come nessuno guardava le televisioni del PC, ci torno tra un attimo, a un certo punto, da un giorno, da una settimana all'altra, comincia a essere pieno di pubblicità di Fininvest, da un numero all'altro, e ci trovate il centro commerciale di Berlusconi, le assicurazioni di Berlusconi, le televisioni di Berlusconi, i giornali di Berlusconi. Dici, basta, no? Abbiamo detto tutto? No, non abbiamo detto tutto. Ci trovate anche la squadra di calcio di Berlusconi, perché quando il Milan va in trasferta in Coppa dei Campioni, nell'allora Coppa dei Campioni, Il Moderno, il giornale comunista Il Moderno, attenzione ai miglioristi, attenzione, la corrente che aveva come punto di riferimento l'attuale Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Nell'88 Berlusconi riunisce tutta la stampa internazionale presso la sede della stampa estera a Roma per dare un annuncio clamoroso. Berlusconi annuncia di avere stipulato con Mediaset un contratto di esclusiva per la pubblicità in Unione Sovietica. Cioè, chiunque dell'Occidente avesse voluto fare pubblicità nell'Unione Sovietica di Gorbaciov, che andava aprendo che si andava pian piano aprendo al mercato, doveva passare per Berlusconi. Ora, io non so se voi avete già visto, vi sareste mai immaginati di vedere questa cosa. Con l'editore, questo documento, così come molti altri, abbiamo deciso di riprodurlo in anastatico, perché abbiamo pensato che raccontavamo cose talmente enormi che il rischio era che la gente non ci avrebbe creduto, avrebbe pensato che eravamo matti. Ora siete seduti un po' lontanucci, ma questo è un manifesto con la scritta in russo con cui Fininvest celebra il contratto con l'Unione Sovietica, e vedete Publitalia 80 con la falce e martello sopra. Inarrivabile. E questo è l'anticomunista Berlusconi? In realtà loro sono stati, Berlusconi e i comunisti e gli eredi, PC, PDS, DS, PD, unitissimi a Berlusconi su due cose. Nessuno dei due era per il mercato. Gli uni perché erano più o meno comunisti, l'altro perché era un monopolista, che è la negazione del mercato e del liberalismo. Entrambi per nulla liberali, entrambi con una concezione puramente strumentale di convenienza delle regole, entrambi senza convinzioni ma con convenienze. Dì ai tuoi compari di Miami e al tuo amico che sarà un piacere. Io un comunista lo ammazzo anche gratis, ma per la carta verde di residenza sarei anche disposto a sotterrarlo.